Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare dei ballottaggi che ci sono stati domenica scorsa in quattro comuni abruzzesi e per i neo sindaci non c'è il tempo per tirare il fiato. Infatti sia a Sulmona, sia a Lanciano, a Vasto, a Roseto i primi cittadini sono all'opera per la costituzione delle nuove giunte municipali. Archiviate le elezioni nei quattro comuni che hanno affrontato i ballottaggi, i neosindaci sono già alle prese con la formazione della nuova giunta. A Vasto ieri pomeriggio c'è stata la cerimonia di proclamazione degli eletti e il giuramento del sindaco Francesco Menna, che con i suoi 37 anni è il più giovane primo cittadino della città del Vasto. Per quanto riguarda la giunta, poche dovrebbero essere le novità rispetto ai nomi già annunciati prima del voto. Antonio Del Casale, Anna Bosco, Carlo Della Penna, Paola Cianci, Luigi Marcello e Gabriele Barisano, con quest'ultimo che però non avrebbe ancora sciolto la riserva. Per quanto riguarda il settimo assessore, Menna ha già dichiarato che sarà una donna, persona di sua fiducia, ma resta l'incognita nome, che si saprà solo dopo gli incontri con i partiti. Porta aperta intanto ai 5 Stelle per la presidenza del Consiglio Comunale, ma resta il no dei pentastellati. Vorrò essere il sindaco di tutti, dei comitati, dei quartieri, dei parroci, delle parrocchie, delle associazioni, di tutto ciò che crea valore, valore collettivo. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ieri mattina a mente fredda ha analizzato il voto in attesa della proclamazione degli eletti. Per quanto riguarda la formazione della giunta, il primo cittadino si dice sicuro di riuscire in poco tempo a trovare la quadra, formando una squadra di governo composta da almeno 3 donne. Rumors vorrebbero l'ingresso in giunta della presidentessa della Virtus Lanciano Valentina Maio, magari con una delega al sociale, mentre dovrebbe essere confermato vice sindaco Pino Valente. Alla sua lista civica potrebbe andare anche la presidenza del Consiglio Comunale. Tra gli assessori sicuri Leo Marongiu, Maruska Miscia e Pasquale Sasso, che dovrebbe essere confermato al pari di Dora Bendotti. In giunta entrerà anche Piero Cotellessa. A Sulmona la nuova giunta Casini sarà resa nota entro una settimana al massimo, assicurato l'assessore regionale Andrea Gerosolimo, deus ex machina della vittoria di Anna Maria Casini, prima donna a capo della città di Ovidio. Però servirà una spartizione delle cariche da Prima Repubblica per tenere unita una coalizione eterogenea. La presidenza del Consiglio ed un assessorato dovrebbero andare a Sulmona al centro, 2 assessori ai socialisti, un assessore ai Dem Ranagliani ed uno ad Alleanza per Sulmona. Nella città peligna ci sarà anche la prima volta di un consigliere di etnia Rom, si tratta di Franco Di Rocco, 22enne studente di medicina. A Roseto sarà una maggioranza monocolore PD con 3 liste democratiche assopiglia tutto con 10 seggi, mentre Tommaso Ginoble ha convocato i vertici del partito per discutere dei futuri equilibri in provincia di Teramo. Sabatino Di Girolamo, il neosindaco, è già al lavoro per costruire la nuova giunta. Il nodo da sciogliere riguarda soprattutto il ruolo della coalizione civica guidata dalla coppia Sottanelli-Ciancaione. Hashtag Amoroseto ha dichiarato il suo appoggio a Di Girolamo per il secondo turno e chiede almeno un assessorato se non la presidenza del Consiglio. Ma i Dem sembrano storcere il naso, anche perché non vincolati da apparentamenti di sorta e forti di una larghissima maggioranza. Di Girolamo però ha lasciato la porta aperta perché si è detto disponibile a trattare per riunificare tutto il centro-sinistra. Soddisfazione e voglia di sottolineare i risultati ottenuti nei ballottaggi di domenica. Il Partito Democratico a Chieti fa un'analisi delle elezioni in controtendenza rispetto al trend nazionale. Esulta il PD abruzzese, lo fa sapere. Alla luce dei dati delle elezioni che hanno visto riconfermato chi già c'era e eletto chi si presentava contro formazioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle, e allora qualche sassolino dalla scarpa se lo levano anche i rappresentanti del governo D'Alfonso, che dicono il centrodestra è stato sconfitto di misura e il Movimento 5 Stelle ha dimostrato difficoltà di radicamento in tutti i comuni d'Abruzzo. Il segretario provinciale Chiara Zappalorto poi dichiara il PD primo partito della provincia di Chieti.
In realtà ce l'aspettavamo perché abbiamo messo in campo quel giusto mix di esperienza, di rinnovamento, tanto radicamento, e i risultati ci hanno premiato, premiando anche non solo i sindaci, ma anche nelle liste tantissimi giovani, tantissime donne. Per la prima volta ad esempio avremo 3 donne vice sindaco in 3 comuni, quindi sono dei risultati incredibili di cui siamo orgogliosi. Pensando un po' a quelle che sono anche gli attriti interni, a Sulmona Gerosolimo vince con la sua candidata e dice: il vero nemico dei Democrat sono loro stessi. A volte è così. Io personalmente, non avendo seguito anche le vicende, diciamo, oltre la mia provincia, non voglio esprimere un parere anche sulle vicende di Sulmona. So che a volte il Partito Democratico si diverte a farsi del male, però è anche vero che lì dove c'è il confronto vero, il confronto vivo, come accade ad esempio nella nostra provincia, nonostante ci siano differenze di vedute, alla fine la sintesi è poi quella che porta al risultato e alla vittoria incredibile che abbiamo avuto. Francavilla era a rischio, un anno fa era a rischio, era in forse la ricandidatura e l'appoggio del PD a Luciani. E poi che è successo? È successo quello che appunto ti dicevo poc'anzi. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo ragionato tutti quanti insieme, ci siamo confrontati anche in maniera aspra, e alla fine il risultato del Partito Democratico è stato quello che avete visto, è sotto gli occhi di tutti, e oggi c'è una compagine governativa insieme ad Antonio, che è un sindaco straordinario, fatto di tanti giovani, di tanto rinnovamento, che guarda al futuro in maniera serena. Ed ora apriamo la pagina della cronaca. È stato rinviato a giudizio il 37enne Mirko Giancaterino, accusato di aver ucciso a Penne lo scorso 13 di settembre l'ex maresciallo dell'aeronautica Gabriele Giammarino. Il processo avrà inizio il prossimo 10 ottobre in Corte d'Assise a Chieti. Sarà processato il 10 ottobre prossimo dalla Corte d'Assise di Chieti Mirko Giancaterino, 37 anni, pregiudicato e tossicodipendente, accusato dell'omicidio di Gabriele Giammarino, ex maresciallo dell'aeronautica, trovato morto il 13 settembre scorso nella sua abitazione di via Bernardo Castiglione a Penne. Il 37enne, accusato dal PM Mirvana Di Serio di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e di incendio doloso, è stato rinviato a giudizio dal GUP di Pescara Gianluca Sarandrea. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe colpito la vittima con violenti pugni e 26 coltellate, riducendolo in fin di vita, e poi avrebbe appiccato il fuoco al materasso posizionato sopra il corpo di Giammarino. Contro Giancaterino, che avrebbe agito per derubare la vittima, ci sono i video registrati dalla telecamera di una tabaccheria vicino a casa dell'ex maresciallo, le tracce di sangue rinvenute sulle scarpe da tennis e sui pantaloni della tuta, una testimone che l'avrebbe visto mentre usciva dall'abitazione dell'ottantenne. Secondo la difesa, le tracce del DNA, che nel caso dei pantaloni sono peraltro compatibili solo al 50%, non rappresentano neanche dei gravi indizi di colpevolezza, e quanto ha dichiarato prima della pronuncia del GUP il legale di Giancaterino, l'avvocato Melania Navelli. Mancano sia la ricostruzione della dinamica del delitto che il movente, ha proseguito il legale. Anche la testimonianza di una vicina di casa della vittima, che ha riconosciuto solo a posteriori Giancaterino e ha detto di averlo visto solo di profilo, risulta inattendibile, in quanto le immagini carpite dalla telecamera di sorveglianza non sono chiare e la persona ripresa in video aveva il volto coperto da un cappello. Le parti offese, rappresentate dall'avvocato Federico Squartecchia, sono la sorella della vittima, Pasqualina Giammarino, e i due nipoti dell'ex maresciallo. E tra le proteste dei familiari delle vittime, il processo a carico dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso è stato aggiornato al 1 luglio, processo a forte rischio di prescrizione. Bertolaso neanche oggi era presente in aula. Tra i test, l'ex capo della Protezione Civile Zamberletti. Rinvio al 1 luglio del processo a Guido Bertolaso e polemiche da parte dei familiari delle vittime anche oggi presenti in aula per il rischio prescrizione. Lui invece, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, non c'era neanche oggi per l'udienza del processo che lo vede imputato per omicidio colposo plurimo in relazione alla convocazione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009. Bertolaso, secondo l'accusa, sarebbe colui che avrebbe ispirato i contenuti rassicuranti della conferenza stampa successiva alla riunione della commissione, secondo l'accusa. Tra i testimoni ascoltati oggi in udienza, Giuseppe Zamberletti, ex ministro, ritenuto il padre fondatore della moderna protezione civile, ex capo della Protezione Civile Nazionale, che ha risposto alle domande degli avvocati, chiarendo anche che una conferenza stampa per lui non tranquillizza mai, ma riporta semplicemente i contenuti di ciò che è accaduto. L'ex ministro ha anche ricordato il
il caso della Garfagnana, dove fu diramato l'allarme. Ancora oggi difende quella scelta, dicendo che c'erano elementi precisi per farlo. Sono andato a rispondere in aula su questi temi, non posso, sarebbe scorretto nei confronti del Tribunale rispondere. Ho terminato adesso la mia deposizione è a disposizione di tutti. Si è parlato ancora una volta in aula oggi della teoria secondo la quale uno sciame sismico prolungato scaricherebbe l'energia impedendo una scossa più forte. Per Zamberletti questa teoria non è più sostenibile. Lo era nel 2009, allora gli hanno chiesto i cronisti. Ma lo è uguale, l'ho sempre sostenuta perché in Friuli ho provato il contrario. Dopo di lui è stata la volta di Titti Postiglione, responsabile della Sala Operativa Nazionale della Protezione Civile. La testa si è soffermata sul contenuto di un comunicato stampa rilasciato dalla Protezione Civile Regionale e poi ha parlato anche delle previsioni del tecnico del Radon Giampaolo Giuliani. La Postiglione ha anche spiegato che lo scarico di energia inteso in senso positivo è la tesi usata anche per altri terremoti, ma che non può essere usato come fattore esclusivo. Nessuno, ha detto, ha mai sostenuto che l'esistenza della sequenza non implicasse la possibilità di un evento principale più forte. Non c'erano segnali che potevano far presagire una grande scossa, ma non si poteva neanche escludere una grande scossa. Da geologa non condivide, ha detto, la teoria dello scarico di energia, ma in dipartimento la tesi era stata già sostenuta dai tecnici. La nostra, ha chiarito ancora, non è una struttura tecnico-scientifica, per cui noi discutevamo di ciò che proveniva da altri ambienti scientifici, per cui le NGV in prima battuta. Ci siamo posti il problema se lo sciame fosse da interpretare positivamente oppure no, per cui abbiamo richiesto la convocazione della commissione di esperti scientifici. I carabinieri del NAS di Pescara hanno condotto una cinquantina di ispezioni in altrettante palestre della città che hanno permesso di individuare personale non qualificato sia nella direzione tecnica che nelle attività di estetista, oltre a carenze strutturali o autorizzative. Alla luce dei controlli mirati a tutelare la salute di sportivi e frequentatori, sono state inoltrate alle autorità comunali e sanitarie 6 proposte di sospensione dell'attività. In moltissime strutture è stata riscontrata la mancata nomina all'autorità comunale del direttore tecnico, requisito soggettivo indispensabile per la conduzione della struttura, trattandosi del soggetto responsabile di tutte le attività svolte in palestra. Giuste le osservazioni riportate dalla Corte dei Conti rispetto alla ricapitalizzazione dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Il consigliere regionale Camillo D'Alessandro però spiega come sarà possibile mettere in salvo una delle infrastrutture più importanti della regione. Ancora opposizioni all'attacco sul caso aeroporto d'Abruzzo, ancora dubbi sul futuro economico dell'infrastruttura e su tutti i comparti direttamente e indirettamente interessati. Ma la battaglia per riconquistare i collegamenti con Alitalia e Ryanair prosegue. Ma io non so quale opposizione attacca, se quella che è scomparsa, se quella che ha perso in Abruzzo, che forse non gli conviene proprio tanto attaccare, ma gli conviene entrare nel merito perché poi i cittadini capiscono. Allora noi stiamo facendo un lavoro serio che sta dentro la cornice della legislazione europea, nel mentre cerchiamo di modificarla e di cambiarla dobbiamo essere coerenti con i nostri stanziamenti. È pronta nelle prossime settimane una variazione di bilancio che consente il rifinanziamento dell'aeroporto. Noi in questa legislatura abbiamo fatto 2 leggi, una di aumento di capitale sociale, l'altra di contributo alle spese di funzionamento, entrambe non sono state impugnate perché dentro il piano industriale che poi ci chiede la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. E così proseguiremo e andremo avanti. Nel frattempo, entro questo mese, lavoriamo affinché sia il più possibile certo l'abbassamento delle tasse, a breve un nuovo incontro con Ryanair. A mettere benzina sul fuoco poi c'era stato anche il Movimento 5 Stelle che aveva presentato le osservazioni della Corte dei Conti sul caso ricapitalizzazione aeroporto, accusando la regione di gestione dissennata. Ma la Corte dei Conti ha posto dei temi, a mio giudizio legittimi, ricostruendo l'iter legislativo che da anni, da più legislature, passa attraverso il Consiglio regionale, ma nel caso di specie di una ricapitalizzazione o tu la fai o l'aeroporto chiude. Il punto qual è? Che la ricapitalizzazione non deve essere di fatto finalizzata a finanziare poi, per esempio, una compagnia aerea, qualunque essa sia. Ed ecco perché noi ci siamo dotati di un piano industriale, del calcolo che l'Europa ci consente di contribuzione pubblica nei limiti di ciò che non è aiuto di Stato, e su questo stiamo andando avanti.
Ora parliamo dello stato di salute del mare a Pescara. Oggi abbiamo ascoltato il direttore generale dell'ARTA, Mario Amicone, che ha spiegato il perché del peggioramento in alcuni punti. L'ARTA emana e pubblica i dati ufficiali delle analisi fatte su quei campionamenti fatti in quei giorni, in quei punti indicati in modo, precedentemente dal Ministero dell'Ambiente, della Salute e dalla Regione. È chiaro che le analisi non sono mai tutte quante uguali, la stessa analisi del sangue che ognuno di noi fa nei laboratori clinici, se uno va tutti i giorni non è che esce fuori sempre lo stesso risultato. Quella delle acque risente di vari fattori climatici, la pioggia, i fiumi, i depuratori, risentono una serie di fattori che quindi variano da giorno a giorno, le correnti marine che spostano le acque dolci e le acque salate si mischiano di più in caso di temporale o di mare mosso. È chiaro che l'analisi fatta con un mare dormiente danno risultati, quelle fatte con un mare mosso ne danno un'altra perché matrici inquinanti al mare arrivano dai fiumi e quindi vengono a galla. Chi si meraviglia dell'alternarsi di risultati un giorno buono, un giorno non buoni, evidentemente non conosce né ha intenzione di sapere né vuole sentire le ragioni per cui i dati sono variano da giorno a giorno. Gli ultimi rilievi fatti sono peggiorati perché sono state fatte analisi a ridosso di un temporale. Purtroppo non c'è una regola che dice che l'analisi di cambiamento non bisogna farla quando è impossibile eseguirla perché con un mare mosso, con un temporale in corso, però entro le 48 ore successive bisogna fare il cambiamento, ma è ovvio che quel mare risente del movimento del giorno precedente. Sarà comunque un'estate con alcuni divieti a Pescara, ormai ci sarà poco da fare. Sì, ci sono dei punti critici da sempre dove i risultati sono ballerini, ma che la gente sa, i balneatori sanno, ed è inutile che criticano i risultati che l'ARTA pubblica. L'ARTA è quello che misura la febbre del mare, in questo caso dell'acqua. Poi la cura, la diagnosi e la cura spetta ad altri enti, comune, province, regione, che non è l'altro che ripete misura la febbre facendo l'analisi dei campioni d'acqua prelevati. Sul caso sanità e riordino della rete emergenza urgenza, l'assessore regionale Silvio Paolucci afferma che le polemiche dell'opposizione sono state smentite dai risultati elettorali di domenica. C'è fiducia nel lavoro della regione. Rete emergenza urgenza continua ad essere al centro dell'attenzione dell'opposizione, dice tutte quelle che erano state le promesse elettorali in realtà hanno portato indecisione e insicurezza nei cittadini, perché il rischio sarà quello di avere pochi ospedali e altre strutture che invece non saranno a disposizione e soprattutto non potranno essere efficienti. Totalmente falso, tant'è vero che i cittadini hanno premiato il PD. Se fosse vero tutta quella strumentalizzazione attorno alla sanità, noi non avremmo vinto in 8 dei 9 comuni dove si è pure votato e vi era una struttura sanitaria ospedaliera. È dunque tutto il contrario, tant'è vero che il Ministero indica che per la prima volta nella storia di questa regione, sui livelli essenziali dell'assistenza, la regione Abruzzo ha avuto non solo la piena adempienza negli ultimi dati, ma ha visto anche una proiezione ancora migliore e positiva per la prossima. I livelli essenziali dell'assistenza hanno a che fare con la vita e la salute delle persone. Alcuni esempi, noi miglioriamo molto sulla prevenzione, ovvero sulla prevenzione abbiamo salvato centinaia di vite umane. Noi abbiamo lavorato molto sulle postazioni dei 118, soltanto nell'area Sangro Aventino abbiamo salvato 90 vite e questo vuol dire avere i LEA migliorati. Se c'è un tema, il tema vero sono i tempi d'attesa e sono tutto ciò che ha a che fare con la diagnostica ed è un grande problema nazionale sul quale l'Abruzzo deve aggiungere e fare qualcosa in più. Qualche novità sulle strutture ospedaliere, si parla di Chieti, si è parlato anche del San Salvatore, ci sono anche lì delle polemiche, in questo caso ci saranno novità? Ma polemiche forse attorno alla programmazione, ma mi sembra che sia stata una programmazione concordata. È davvero singolare che trovo alcune polemiche anche all'interno del Partito Democratico, ma per esempio il sindacato ha sostanzialmente approvato il piano, lo stesso sindacato dei medici, non ci sono state dalle categorie prese di posizione, sanno cosa prevede la legge. Se poi vogliamo raccontare del DEA di secondo livello, il DEA di secondo livello si fa quando cardiochirurgia e neurochirurgia stanno insieme, chi parla dovrebbe dire se spostare la neurochirurgia, toglierla all'Aquila per portarla a Teramo, la stroke di secondo livello, oppure togliere la cardiochirurgia di Teramo e portarla all'Aquila, allora si fa una proposta seria e non ho sentito questo, perché è troppo semplice dire risolvete il DEA di secondo livello pur sapendo cosa c'è dietro.
e il problema è dell'assessore Paolucci, non è così. Il gruppo del Nuovo Centrodestra al Comune di Pescara, formato da Guerino Testa, Alfredo Cremonese e Massimo Pastore, si scioglie per dar vita al gruppo Pescara in Testa, movimento civico locale. Ne danno notizia gli stessi consiglieri, sottolineando che è arrivato il momento di una scelta, un cambio di rotta che si è concretizzato nella decisione di lasciare il Nuovo Centrodestra, rassegnando ai vertici del partito le dimissioni. Abbiamo aderito all'NCD, dicono, perché abbiamo creduto in una esperienza innovativa finalizzata alla nascita di un centrodestra realmente nuovo. Oggi usciamo da quel partito perché non vogliamo essere imbrigliati, come appare NCD, in vecchie logiche politiche, senza una chiara collocazione all'interno dei due poli, senza ideali rappresentativi e soprattutto senza attenzione per le esigenze dell'elettorato locale. Si sono svolti questa mattina a Teramo i funerali dell'ex sindaco Pietro D'Ignazio. Vediamo. Amici, parenti e quasi tutti i rappresentanti delle istituzioni locali hanno tributato l'estremo saluto all'ex sindaco della città di Teramo, Pietro D'Ignazio. Primo cittadino dall'85 al 93, D'Ignazio aveva 88 anni. Il ricordo affidato alle parole dell'ex governatore Gianni Chiodi. È stato un sindaco per 8 anni della nostra città in un momento particolarissimo, diciamo sì, prima Repubblica come molti raccontano, quindi con tutti i riti e con tutte le formalità che nella prima Repubblica ti potevano portare a diventare sindaco, ma in un consiglio comunale che per la prima volta aveva gente come Pannella, come la Scuccimarra, Mazzitti, personalità Bettini, voglio dire proprio personalità completamente nuove, di grandissima qualità, che erano l'opposizione di allora. Non era più l'opposizione del Partito Comunista, quindi la scuola del Partito Comunista, quella comunque scontata, insomma, che si sapeva come si atteggiava. Questa era un'opposizione nuova, un po' come quella situazione oggi dei grillini, che è completamente un po' diversa, non si sa bene. Parliamo di personalità che comunque esprimevano contenuti, oltre che capacità di opposizione e di dialettica. E Pietro D'Ignazio era il sindaco che doveva contrastare queste situazioni e lo faceva con le sue caratteristiche, un uomo serio, persona onesta, molto spiritosa, molto umana, ed erano le caratteristiche che poi lo portavano ad avere anche un buon consenso elettorale. Era l'uomo che riusciva evidentemente a cucire le varie anime della Democrazia Cristiana, ad essere una persona accettabile per le sue qualità. Poi è il padre di Giorgio D'Ignazio, io all'epoca quasi frequentavo ovviamente il figlio piuttosto che il padre, e Giorgio ha delle caratteristiche che lo fanno ricordare il padre. Una persona umile, modesta, però un grande lavoratore della politica, e affidabile e molto umana. Queste sono le caratteristiche fondamentali che oggi gli vengono riconosciute. E a Teramo il coordinamento comunale e provinciale di SEL chiama a raccolta le istituzioni, vista la situazione politica interna al comune, per una sinistra italiana contro Brucchi. Anche Sinistra Ecologia e Libertà interviene sulla situazione politica teramana, in che termini? Noi qualche mese fa abbiamo rinnovato i quadri dirigenti del partito, perché il nostro partito era sostanzialmente bloccato su alcune questioni di fondo, e abbiamo subito lanciato un appello alle forze alternative di sinistra della città per costituire un coordinamento stabile tra queste e rilanciare l'opposizione al sindaco Brucchi e all'amministrazione guidata dal centrodestra, ma anche a un PD che sostanzialmente non fa opposizione, è contaminato e attraversato da guerre per bande interne che a volte cercano anche un accordo con alcuni pezzi importanti del centrodestra. Abbiamo lanciato questo appello anche al PD per iniziare un ragionamento insieme su come opporsi a questa amministrazione, non è stato raccolto, però qualcosa si sta muovendo, perché di pochi giorni fa la notizia dell'adesione di Prospettiva Comune alla nostra proposta di costituire un tavolo unico delle sinistre alternative in città per lanciare ulteriormente un appello a le forze politiche, sociali, sindacali della città che ci sono ma che sono attualmente sparse e senza un coordinamento, per aggregarsi anche a questo appello e per costituire un tavolo permanente di confronto. A parte le problematiche che oggi mettete in evidenza sulla situazione politica a Teramo, affermate anche che non esiste una opposizione.
Di fatto comunque non abbiamo ancora un progetto di alternativa, non soltanto una carenza, diciamo, dal punto di vista dell'opposizione consigliare. Il punto è che non c'è un cantiere aperto di quello che una volta si chiamava centrosinistra, perché di fatto dal livello nazionale in poi quella formula ormai è consunta, comunque difficile ancora da ritenere come una novità rispetto al panorama, e quindi dobbiamo assolutamente porci un sistema di alternativa rispetto a tutto il sistema politico. Le stesse amministrative ce lo dicono, vengono premiati i progetti di alternativa e non i progetti di conservazione. A Teramo, nonostante l'associazione Carrozzine Determinate abbia coinvolto l'amministrazione comunale con una passeggiata empatica, ad oggi nulla è stato fatto per abbattere le barriere architettoniche presenti in città. Dopo la conferenza stampa di Carrozzine Determinate, con il coinvolgimento dei giornalisti e anche dell'amministrazione comunale di Teramo, continuano ad esserci le barriere architettoniche, i tempi sono scaduti, manifestazione a novembre e poi il consiglio comunale nel mese di dicembre. Sono passati 7 mesi, peggio di una gravidanza. Sì, purtroppo le tue parole sono quanto mai veritiere. Sono passati 7 mesi, il Consiglio Comunale, in cui si è approvata una delibera con delle scadenze, delle tempistiche certe, c'è stato il 3 dicembre del 2015, le passeggiate empatiche con il consigliere comunale e con i giornalisti 4 e 11 novembre, quindi parliamo di 7 mesi. Dopo 7 mesi nulla è ancora nulla, non si è fatto nulla. Di tutte le promesse, non solo... Se vi ricordate le parole del 4 e dell'11 novembre? C'è ancora molto da fare, perché salire su una carrozzina e cimentarsi con le asprità del territorio, della città, ti fa capire che quello che è fatto è ancora poco e allora bisogna fare di più. Oltre alle parole, perché ovviamente, magari, come dicevano i latini, verba volant scripta manent, c'è una delibera, e quindi c'è un atto con la delibera del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2015, con una serie di punti che si devono fare. Non si è fatto nulla, si è fatto semplicemente l'approvazione del PEBA, che ovviamente il PEBA, però, l'approvazione è un'approvazione di un modello, quindi non è calato assolutamente nel Comune di Teramo. Se non gli dai un seguito, se non si mettono fondi sul PEBA, assolutamente il PEBA, quindi il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, non serve a nulla. Questo è quanto accade a Teramo. Nelle altre città invece qualcosa si è mosso, per esempio a Pescara? Per esempio nelle altre città invece qualcosa si è mosso. A Pescara stanno per apportare una piccola modifica per il quale gli esercizi commerciali non pagheranno l'occupazione del suolo pubblico se metteranno all'interno del loro esercizio commerciale una pedana per favorire l'accessibilità dell'esercizio commerciale. L'amministrazione comunale potrebbe quantomeno iniziare con questa piccola modifica e fare questa piccola iniziativa a favore della disabilità all'interno del Comune di Teramo e cercare di non essere la Cenerentola d'Abruzzo per quanto riguarda le barriere architettoniche. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di mercato e tiene sempre banco in casa Pescara la trattativa legata alla cessione dell'attaccante Gianluca Lapadula. Il servizio. Poche ore ancora e Gianluca Lapadula saluterà il Pescara. Siamo arrivati all'epilogo di un lungo tira e molla che ha visto la società biancazzurra far fronte a tantissime richieste anche fuori dall'Italia. A meno di clamorosi colpi di scena, però, che nel calciomercato non rappresentano certo una rarità, l'attaccante biancazzurro finirà al Napoli. Il 26enne bomber torinese ha infatti sciolto le riserve e ha accettato un contratto di 5 anni a 800.000 euro a stagione. In campagna, oltre a Gianluca Caprari, che resterebbe però un altro anno in riva all'Adriatico, dovrebbe essere inserito anche l'esterno Francesco Zampano. Anche lui farà un altro anno in biancazzurro, mentre i partenopei potrebbero girare in prestito il centrocampista Grassi, prelevato dal Napoli a gennaio dall'Atalanta, ma condizionato da un infortunio. Il Pescara incasserebbe da questa tripla cessione poco meno di 15 milioni di euro, contando però ancora per un anno su Caprari e Zampano, fortemente voluti da Oddo. Si diceva delle sorprese, perché Sassuolo, tramite la Juventus, e il Genoa non demordono. Il Pescara, dopo aver riscattato Verre dall'Udinese, che però farà valere il controriscatto, si siederà a tavolino con i friulani per ottenere il nuovo prestito per uno dei pallini del tecnico. Per la difesa c'è sempre Biraghi dell'Inter e in alternativa Delia del Vicenza, per l'attacco Trotta e Monachello. Sul fronte portieri Bizzarri, 38enne, l'anno scorso al Chievo, ingredito dal tecnico biancazzurro. Voci vorrebbero il Pescara interessato a Berisha, estremo difensore dell'Albania e della Lazio, in uscita dal Pescara per Rotta, che tornato al Teramo verrà girato all'Avellino. Il giovane Ventola piace alla San Benedettese, Carcalis e Altobelli al Teramo.
Ci sono altri sviluppi sulla vicenda della Padula, intanto con le dichiarazioni del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che possiamo vedere dal sito Tutto Mercato Web. Sarà l'unico giocatore che si muoverà da Pescara per tanti motivi, dice Sebastiani. Il Napoli mi ha fatto una domanda, mi hanno fatto una domanda e ho detto che come piazza si avvicina molto di più alle piazze dove è esploso, calda, dove la gente è vicina, come Teramo e Pescara. Gianluca sente molto la vicinanza del pubblico, per questo ho detto Napoli, ma sotto l'aspetto tecnico è seguito da tutte squadre top. Gli altri che hanno offerte l'operazione della Padula, diverse motivazioni, non solo una. Non c'è un motivo per mandare via gli altri, ma c'è per trattenerli. Torniamo in A. Dopo 3 anni dobbiamo mantenere la categoria, a differenza del 2012. Avremo una rosa, non avevamo una rosa non nostra allora. Oggi non è così ed approfittiamo della situazione cercando di puntellare la rosa senza snaturarla. E poi su Cristante, dice il presidente Sebastiani, è uno dei calciatori che ci interessano, ci sarà da lavorare col Benfica, potrebbe arrivare al Pescara. Questo dunque ha dichiarato oggi Daniele Sebastiani, intercettato nei pressi dell'ufficio della Lega Calcio, dove c'era l'assemblea. Vediamo invece cosa ha dichiarato il procuratore, uno degli agenti che curano gli interessi di Gianluca Lapadula, ovvero Gianluca Libertazzi. Ci tenevo a fare solo un po' di chiarezza sul futuro del mio assistito, stiamo leggendo e ascoltando di tutto su questa decisione, persino che lui stia tirando troppo la corda. Non c'è nessuno che però ha pensato se in realtà fossimo noi ad aspettare risposte dei club interessati, come giusto che sia nel calciomercato, peraltro appena iniziato ci sono delle trattative e le trattative sono bilaterali. Chiediamo quindi, se è possibile, rispetto per la decisione di un giocatore che sta valutando cosa è meglio per il suo futuro. Quando Gianluca riceverà tutte le informazioni necessarie per scegliere, allora si esprimerà definitivamente, ovviamente insieme al Pescara, che detiene il suo cartellino. E dal Pescara, attuale squadra di Lapadula, alla sua ex squadra il Teramo, e così chiudiamo il nostro TG, perché nel pomeriggio è stato annunciato il prolungamento di un anno del contratto con i difensori Nebil Caidi e Tommaso Dorazio. A questo punto il contratto di Caidi andrà a scadenza nel giugno 2019, quello di Dorazio a giugno del 2018. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.